Da una precedenza non data nasce una carambola di cui ne fa le spese maggiormente un giovane centauro trentenne a Chiesa Nuova, frazione di Conselice. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via Coronella, all'altezza dell'incrocio con via Segrati, una zona considerata da molti pericolosa per l'alta velocità raggiunta da chi abitualmente vi transita, dove alcuni dossi dissuasori erano stati installati proprio per contrastare il malcostume, salvo poi essere eliminati ad eccezione di uno solo. Una residente di via Coronella, alla guida della propria Polo Volkswagen, stava rientrando a casa oggi pomeriggio quando l'Harley Davidson del giovane Ravennate stava sopraggiungendo col senso di marcia opposto lungo la stessa via. Forse perché non si è accorta del motociclista, forse perché ha calcolato male le tempistiche e gli spazi senza tenere conto della velocità dell'altro veicolo, la donna, a bordo della Polo, ha svoltato ugualmente a sinistra per parcheggiare l'auto dentro il cortile di casa, nonostante l'arrivo della moto. Il giovane centauro, vistosi la strada sbarrata dall'altra auto, ha tentato un'inutile lunga frenata, ma non è riuscito ad evitare l'impatto, cadendo a terra e andando ad urtare, oltre che contro la Polo, anche contro una Sendero Dacia lasciata in sosta lungo la carreggiata da un altro residente. Immediatamente, il ragazzo caduto a terra è stato soccorso dagli abitanti della zona, che hanno chiamato il 118, arrivato sul luogo dell'incidente con un'ambulanza e l'elisoccorso. Fortunatamente, le ferite riportate dal motociclista sono state giudicate serie, ma non gravi, tali da permettere il suo ricovero all'ospedale di Ravenna. Federico Lega, per Faenza Web TV.